Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan dei morti. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, savoiardi, mandorle, biscotti secchi, amaretti, zucchero, cacao amaro, sale, albumi, uvetta ammollata in acqua calda e strizzata, minzanto, fichi secchi, lievito, cannella, noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le mandorle, i biscotti secchi, i savoiardi, gli amaretti. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10 spatolando. Aggiungere i fichi secchi ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 8. Aggiungere la farina, il cacao amaro, la noce moscata, la cannella, il lievito, il sale ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 5. Aggiungere l'uvetta, il vinsanto e gli albumi. Ed azionare il bimby in modalità spiga per un minuto. Formare dei panetti da 90 grammi ciascuno e posizionarli su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Dopo aver formato i panetti, bagniamoci le mani e con le mani bagnate cerchiamo di stendere dando una forma allungata. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. Il pan dei morti è cotto, lasciare intiepidire, spolverizzare con zucchero a velo. Pan dei morti. Si consiglia di far riposare 2 giorni prima di consumarlo. Grazie e alla prossima ricetta!